Eh sì, quando la magia riesce. Bisogna sempre festeggiare. Oppure bisogna guardare molto attentamente. Molto attentamente. Perché il mago potrebbe ingoiare. E se il mago vi imbroglia, vuol dire che il gioco è uscito. E quando il gioco è riuscito, bisogna festeggiare. E quando si festeggia, cosa c'è di meglio che un buon bicchiere di vino? Per me numero una! E se siete all'agriturismo Cameli, avete proprio indovinato. Quindi beviamo, ma attenzione a non perdere la testa.